Buongiorno a tutte e a tutti, è un grande piacere avervi tutti qui, è per noi come Invalsi e come Ministero, credo di poterlo dire, un grande piacere poter presentare questa ricerca internazionale, ICCS, che è una ricerca sulle competenze civiche di cittadinanza molto, molto importante. Io credo che i temi siano sempre stati molto importanti, probabilmente oggi ancora di più, anche senza pensare ai terribili fatti di cronaca che leggiamo spesso sui nostri giornali. E io darei subito inizio ai lavori. Il Ministro dell'Istruzione del Merito e il Professor Valditara ci ha inviato una lettera che adesso io vi leggerò. Già da studente mi mettevo un po' agitazione a leggere ad alta voce e vedo che anche a 57 anni il compito continua. Sì, e poi quasi 58. Allora, gentile Presidente Ricci, gentili relatori, gentili partecipanti tutti, avrei voluto porgervi di persona il benvenuto qui al Ministero in occasione della presentazione dei risultati italiani dell'indagine internazionale IEA-ICCS 2022. Purtroppo contestuali impegni non mi consentono di essere con voi, ma tengo particolarmente a rivolgervi un saluto e ad esprimere alcune considerazioni sulla rilevazione che viene illustrata oggi a livello internazionale. Permettetemi di iniziare questo mio breve intervento esprimendo il mio più sentito ringraziamento alle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla rilevazione ICCS promossa dalla IEA, coordinata dal Consorzio di Istituti di Ricerca che annovera l'Australian Council for Educational Research e l'Università LUMSA, e realizzata nel nostro Paese da Invalsi. In particolare voglio ringraziare davvero caldamente i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i genitori, le studentesse e gli studenti che hanno partecipato. L'indagine, giunta alla sua terza edizione dopo quelle del 2009 e del 2016, cui l'Italia ha sempre partecipato e cui i risultati verranno presentati tra poco, si è svolta in 22 paesi e in due regioni Länder tedeschi. Come verrà illustrato, ICCS è lo studio internazionale più ampio mai condotto sull'educazione civica e alla cittadinanza, che rileva in che modo gli studenti frequentanti l'ottavo anno di scolarità, 13-14 anni, e per il nostro sistema scolastico gli studenti delle scuole dell'ultimo anno di secondaria di primo grado, vengono preparati per svolgere attivamente il proprio ruolo di cittadini nella società democratiche in un mondo in continuo cambiamento. Viviamo un tempo connotato da forti tensioni internazionali e da pericoli e rischi incombenti sulla tenuta delle società democratiche in una convivenza pacifica tra i popoli. Solo 3 giorni fa si è celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e mai come in questo tempo, anche nel nostro Paese, registriamo purtroppo una terribile crescita esponenziale di femminicidi e atti intollerabili contro le donne. Nel questionario proposto agli studenti che hanno partecipato alla rilevazione, come si evince dal rapporto che vi verrà illustrato a breve, è stato chiesto quali fossero le loro convinzioni sui diritti dei maschi e delle femmine all'interno della società. È emerso che gli studenti con un livello più alto nella scala di conoscenza civica hanno un atteggiamento più positivo verso l'equità di genere. Come ho avuto modo di ribadire più volte, la scuola è il terreno su cui seminare i principi di libertà, democrazia e rispetto della persona. E anche durante la recente conferenza dei ministri al Consiglio d'Europa ho sottolineato la necessità di formare cittadini consapevoli e impegnati nei diritti umani e nei principi democratici, integrando l'educazione civica e i valori costituzionali nelle scuole italiane. Le sfide globali che ci interpellano richiedono una cittadinanza informata e consapevole. In questo contesto l'insegnamento dell'educazione civica diventa non solo utile, ma essenziale e imprescindibile. E al suo interno è importante insegnare in particolare l'educazione alle relazioni.
il nostro Paese sta spingendo per la creazione di uno spazio europeo dell'educazione alla cittadinanza e l'Unione Europea non può sperare in un futuro prospero e pacifico se i suoi cittadini non sviluppano un forte senso di appartenenza, fondato sui valori fondamentali. L'integrazione di questi insegnamenti nelle scuole di ogni ordine e grado rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di questa visione. Il rapporto presentato oggi evidenzia che in media, a livello internazionale, il 74% degli studenti si dichiara d'accordo sul fatto che la democrazia sia ancora la migliore forma di governo per il proprio paese, percentuale che risulta più alta in Italia, l'83%. Per questo i risultati che vengono illustrati devono costituire non solo per la scuola italiana, ma per tutti noi un segnale su cui riflettere per capire come reindirizzare le nuove generazioni verso una cittadinanza consapevole e rispettosa dei valori democratici e civici che regolano le nostre comunità. Rimandando alla puntuale e articolata presentazione dei risultati dell'indagine che verrà tra poco offerta, mi preme mettere in luce in particolare un aspetto dello studio. È importante notare, come rileva il rapporto, che gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in considerazione della loro età, possono avere limiti significativi nell'accesso a diverse forme di partecipazione attiva alla società. Pertanto, nell'ambito dell'impegno civico, sono inclusi non solo i comportamenti praticati, ma anche le opinioni degli studenti e le loro aspettative riguardo alla futura partecipazione attiva in età adulta. La legge 92 del 2019 ha introdotto in Italia l'educazione civica nelle scuole come insegnamento trasversale, con una sua specificità e autonomia. Nel nostro Paese il 97% degli studenti si trova in scuola i cui dirigenti scolastici dichiarano che tale insegnamento è inserito in tutte le materie. La stessa legge prevede che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia integrato con esperienze extrascolastiche in un'ottica di collaborazione tra scuole e territorio. A livello internazionale, i risultati mostrano che in media meno di un terzo degli studenti si dichiara interessato a temi politici e sociali, con percentuali variabili. L'Italia ha riportato una crescita del 7% rispetto al 2016, indicando un interesse crescente tra gli studenti italiani per le tematiche politiche e sociali. Ricorre quest'anno il 75esimo anniversario dall'entrata in vigore della nostra Costituzione. Come ho ricordato durante l'audizione al Senato lo scorso marzo, nella sua introduzione alla Carta, Giorgio La Pira, in risposta alle dittature nazifasciste dei decenni precedenti, affermava la necessità di ribaltarne l'impostazione valoriale, non più lo Stato al centro, ma la persona. Mettere la persona al centro significa avere cuore alla cultura del rispetto. Personalmente, ritengo che avere cuore la centralità della persona significhi far sì che la violenza venga bandita da ogni classe, da ogni scuola e auspicabilmente dalla nostra società. In questo senso è necessario uno sforzo corale da parte di tutti affinché venga potenziata l'educazione civica ed altre iniziative ad esse correlate per consolidare la cultura del rispetto e del dialogo, base della nostra democrazia. Nel concludere, consentitemi di ringraziare ancora l'Invalsi per la conduzione di queste indagini internazionali nelle nostre scuole e tutte le istituzioni scolastiche che vi partecipano, poiché le analisi che scaturiscono e che potranno ancora scaturire dai dati rilevati consentono a tutto il nostro sistema, non solo scolastico, ma come Paese, di poter disporre di elementi imprescindibili per indirizzare le azioni educative verso i nostri ragazzi. Non solo, ci consentono di prendere sempre maggiore consapevolezza del prioritario impegno di ciascuno di noi nell'avere cura, tutelare e sostenere la nostra scuola per creare cittadini del futuro che siano consapevoli dei loro diritti e responsabilità a garanzia della democrazia e della libertà. Si tratta di una delle sfide più pesanti della nostra epoca. Auguro a tutti voi un buon lavoro. Professor Valditano. Credo che in questo indirizzo di saluto il Ministro ci abbia dato molti spunti di riflessione. È con grande piacere e gratitudine, se posso dirlo, che passo la parola alla dottoressa Palumbo, capo di Dipartimento, per un indirizzo di saluti di introduzione alla nostra ricerca.
Grazie. Il Ministro ha detto quasi tutto, quindi ho nel frattempo riorganizzato mentalmente il mio intervento, azzerando tutta una serie di cose, quindi è più semplice, ma ho dovuto riorganizzarmi. Grazie all'Invalsi, perché appunto l'Invalsi ha condotto in Italia questa importantissima indagine internazionale, che come detto è alla terza edizione, quindi credo che ormai permetta anche di vedere un po' in longitudinale, diciamo, nel tempo, di mettere in fila un po' i risultati delle tre indagini che si sono svolte dal 2009, 2016 e poi quella del 2022. Credo che sia particolarmente interessante il target dei ragazzi, l'età di riferimento, quindi gli studenti che frequentano l'ultima classe della scuola secondaria di primo grado, i ragazzi tra i 13 e i 14 anni, perché credo che quella sia proprio l'età in cui intanto si cominciano a compiere delle scelte importanti per il proprio futuro, per la propria vita, quindi la scelta della scuola superiore e cominciano a maturare molti degli aspetti che poi questa indagine è andata a indagare di competenza civica. Sottolineo la parola competenza perché giustamente l'Italia ha una tradizione, anche se molto discontinua, nelle scelte sull'educazione civica. Anche i nomi delle discipline che si sono succedute, delle materie, degli insegnamenti, chiamateli come volete, che si sono succeduti, testimoniano una discontinuità e anche una forte attenzione del mondo politico sulla questione educazione civica. Ma gli ultimi anni hanno visto la presenza prima di cittadinanza e Costituzione, dal 2019, come diceva giustamente il Ministro, è rientrata l'educazione civica con una scelta normativa che è stata fatta di forte impegno su questa disciplina, che pur essendo trasversale, su questo insegnamento, che pur essendo trasversale, comunque ha un carico, di aspettative e di indicazioni alle scuole molto forte, molto potenti, i famosi tre assi, no? Che ci sono all'interno e che debbono essere in qualche modo devono orientare il curriculum delle scuole, ma anche quella operazione che si sta verificando negli ultimi anni di ricondurre all'educazione civica una serie di altri insegnamenti, l'educazione finanziaria, l'educazione stradale, l'educazione alla corretta alimentazione, insomma sappiamo che ogni volta che c'è un'emergenza nel nostro paese o comunque una esigenza educativa che si evidenzia, è stato detto anche nei fatti recenti, ecco la tentazione, la volontà è quella di caricare questo insegnamento dell'educazione civica. Credo che questa indagine ci aiuti molto, perché in realtà fa un'altra operazione che è molto importante e complementare agli interventi di carattere ordinamentale, perché ci dà come sempre una verifica, perché ci permette di capire, credo, attraverso l'insegnamento delle discipline, anche quelle più tradizionali, che insegnamenti, che operazioni di educazione civica si riesce a fare nella scuola, attraverso l'educazione civica quanto si lavora sulle competenze civiche, attraverso le educazioni, anche l'educazione al rispetto che verrà introdotta, insomma, quanto si incide sulle competenze civiche. Ecco, questa indagine ci permette di arrivare un po' a sintesi, cioè come tutto questo, l'azione didattica più tradizionale di insegnamento, come l'intervento sulle educazioni, alla fine fanno crescere i nostri ragazzi in vera cittadinanza, in competenze di cittadinanza. È molto interessante quelli che sono i quattro aspetti che sono, poi penso ne parlerete più approfonditamente, indagati nelle indagini, che ci fanno proprio capire come si punti sulla competenza e il fatto che si vada a indagare il livello di attenzione alla partecipazione civica,
Qui è un'attività, un comportamento agito, non è un qualcosa di appreso studiando educazione civica. E come poi si è trasformato tutto questo in una scelta, in un'attività, in un comportamento. E anche l'altro aspetto, che è quello del ruolo e dell'identità civica che ognuno percepisce rispetto alla propria persona. Ecco, credo che sia davvero importante raccordare l'attività che noi facciamo e le scelte che si fanno dal punto di vista ordinamentale sul potenziamento dell'educazione civica, sull'introduzione di altre educazioni, sulla didattica per competenze con la quale cerchiamo di, diciamo così, di mediare i contenuti più tradizionalmente disciplinari. Queste indagini ci permettono però di arrivare alla sintesi, capire bene tutto questo in termini di ricaduta di competenze di cittadinanza, cosa porta, cosa matura. Quindi sono davvero degli strumenti preziosi che dobbiamo assolutamente coltivare, e da questo punto di vista è molto importante che l'Italia, lo diceva il Ministro, ha partecipato alle indagini, ha partecipato ovviamente anche alle indagini del 2022 con un campione che sicuramente, io non sono una statistica ma ho accanto a me una colonna da questo punto di vista, un campione sicuramente significativo che quindi ci permette di avere uno spaccato piuttosto importante. Quindi davvero grazie, io ringrazio l'Invalsi, è un momento importante, peraltro la presentazione mi pare che sia contemporanea in tutti i paesi che hanno aderito, quindi è un momento, diciamo, anche solenne, se vogliamo dire, di presentazione. Io sono dispiaciuta del fatto di non potermi trattenere, perché davvero è un tema che mi interessa molto, ma ovviamente leggerò assolutamente l'esito dell'indagine. Grazie, e grazie a tutti i presenti, tutti i partecipanti. Grazie. Grazie, grazie davvero. Capiamo benissimo che questo sia la conclusione dell'anno, è sempre un momento molto complesso, più degli altri, ancora più degli altri. Grazie davvero. Grazie, grazie davvero. Allora, io ho il piacere di introdurre le mie colleghe che adesso ci illustreranno i dati. Come ha detto la dottoressa Palumbo, mi ero dimenticato, ecco, di dirlo, ma credo che sia un aspetto molto importante e che mi permette ancora una volta, poi ci sarà occasione di farlo in conclusione, e di ringraziare il lavoro dell'area dell'istituto, cioè dell'area internazionale, che ha non solo curato tutta la realizzazione, perché come si può vedere dal titolo la rilevazione è avvenuta nel 22, ma poi ci ha consentito di presentare il rapporto nazionale, come ormai facciamo da alcuni anni, e come dire, in perfetta concomitanza con la presentazione internazionale del rapporto, cioè oggi esattamente alle 10, non mi ricordo più in quale città d'Europa, Amsterdam, potrebbe essere Amsterdam, L'Aia, beh, non abbiamo sbagliato di tanto, insomma siamo andati abbastanza vicini, e all'Aia viene presentato il rapporto internazionale. Stessa cosa faremo fra qualche giorno, il 5 di dicembre, con la rilevazione PISA, che verrà presentata anch'essa in esatta concomitanza con il rapporto internazionale. Bene, io passo subito la parola alla collega, la dottoressa Palmeri, Laura, se posso, che ci darà un primo quadro dell'indagine, e poi alla collega dottoressa Greco, Sabrina, che ci mostrerà altri aspetti molto interessanti, sottolineo, di questa ricerca che vede l'Italia parteciparvi dalla prima edizione. Siamo tra i pochi paesi che fanno parte della rilevazione già dall'inizio, un gruppetto di paesi dei quali ci fa piacere essere parte.
Anche da prima, esatto, ecco, in questo senso dobbiamo dire che l'Italia ha un'ottima tradizione, nel senso che il nostro paese ha sempre partecipato alle rilevazioni internazionali, anche dimostrandosi disponibile a mettersi in gioco in confronto anche quando magari i dati proprio non ci vedono uscire benissimo o brillantemente, però il nostro paese è uno tra quelli che partecipa di più alle rilevazioni con una grande tradizione anche di qualità nella rilevazione e nel raggiungimento degli standard tecnici, dei quali hanno un nome per tutti, ancora ringrazio Laura. A te Laura. Grazie Roberto e grazie a tutti voi che siete qui oggi, anche a chi è collegato via streaming, e io rubo solo qualche secondo per associarmi ai ringraziamenti che ha appena fatto Roberto ai miei colleghi, a tutti i miei colleghi dell'area 4, e, come anche all'area 2, in particolare alla data manager e a tutto l'Invalsi, diciamo, anche l'area amministrativa, ovviamente la dirigenza, che ci consentono poi tutti di essere qui oggi. Però volevo dire che noi abbiamo deciso di dedicare sia il rapporto nazionale che anche questa giornata alla nostra cara amica Stefania, che ci ha lasciato purtroppo quasi 2 anni fa e che aveva iniziato a lavorare su, appunto, con molta gioia su questo progetto, quindi ecco, noi volevamo dedicarle questo lavoro. Grazie. Vado immediatamente alla presentazione, altrimenti sforiamo con i tempi. Allora, io vi presenterò le caratteristiche generali dell'indagine e qualche dato sull'aspetto, sulla parte cognitiva della rilevazione, perché appunto, come diceva la dottoressa Palumbo, come diceva anche Roberto, ci sono anche degli aspetti non cognitivi che non si possono trascurare. Nel senso, nelle indagini internazionali rileviamo sempre questi aspetti perché ci sono sempre dei questionari di contesto, ma bisogna dire che spesso nei rapporti, quando presentiamo i rapporti, diciamo, li lasciamo un po' ai margini questi aspetti per motivi ovviamente di tempo e poi magari ci torniamo sopra con degli approfondimenti, ma nel caso dell'educazione civica questo non è proprio possibile perché si tratta proprio di una parte integrante della disciplina. Ecco, non possiamo parlare di educazione civica se non consideriamo anche gli aspetti affettivo-comportamentali, e che, di cui poi vi parlerà Sabrina. Quindi in questa slide vedete i numeri della partecipazione internazionale all'indagine: 3.400 dirigenti scolastici, 40.000 insegnanti, 82.000 studenti dell'ottavo anno di scolarità, quindi nel caso dell'Italia terza secondaria di primo grado, terza media, diciamo, in 22 paesi e 2 entità subnazionali che sono appunto i due lander tedeschi. Invece per l'Italia abbiamo avuto la partecipazione di 226 scuole, 2.100 insegnanti e 4.300 studenti. Poi torniamo anche sui dettagli del campione più avanti. Qualche elemento di background dell'indagine, ovviamente ce ne sono moltissimi altri, io ne ho scelti alcuni. Il ruolo chiave che la letteratura sottolinea da tempo che la scuola deve esercitare nel consentire agli studenti, ai giovani, di svolgere il loro ruolo di cittadini nella società. C'è bisogno di specificarlo questo perché appunto ovviamente non è solo la scuola che educa in questo senso, ovviamente c'è anche la famiglia, c'è anche il gruppo dei pari, la comunità locale, la comunità più ampia, però la scuola ovviamente nel suo ruolo di equalizzatore, diciamo così, è importante che svolga il ruolo preponderante.
Quindi cosa intende il CCS con educazione civica? È quell'area di apprendimento che mira appunto a sostenere lo sviluppo della conoscenza e della comprensione dei principi e delle istituzioni della società da parte dei giovani, ma anche la loro valutazione critica dei ruoli e delle responsabilità dei cittadini e l'apprendimento di come influenzare, le politiche e le pratiche attraverso i processi democratici, quindi tutto l'aspetto appunto comportamentale di pratica vera e propria. Si tratta di un insegnamento che viene svolto in differenti modalità nei vari paesi che hanno partecipato all'indagine, quindi nel nostro caso appunto con la recente riforma abbiamo le 33 ore l'anno che vengono svolte da più insegnanti nelle diverse materie, ma in altri paesi ci può essere l'insegnamento specifico con il proprio insegnante specifico, in altri l'insegnamento è trasversale. Ci sono moltissime modalità di svolgimento di questa materia. Un altro aspetto importante che viene sempre più sottolineato è appunto il focus non semplicemente sulla trasmissione e l'acquisizione di conoscenze, ma una sempre maggiore attenzione nell'importanza di offrire agli studenti delle opportunità di fare proprio esperienze pratiche a scuola, esperienze che portano poi all'apprendimento di determinati aspetti appunto soprattutto affettivo-comportamentali dell'educazione civica e il crescente interesse per il concetto di cittadinanza globale, che ovviamente insomma non è più trascurabile. E come sempre, ogni volta che si fa una nuova edizione di un'indagine internazionale, il quadro di riferimento viene aggiornato, perché ovviamente non vengono fatte tutti gli anni, non vengono realizzate tutti gli anni queste indagini, quindi passa qualche anno ed è necessario aggiornare i quadri di riferimento. Quindi nel caso di CCS 2022, queste cinque aree che vedete nella slide sono quelle a cui è stata data particolare rilevanza. In alcuni casi erano già presenti, ma sono state enfatizzate di più, in altri casi sono state aggiunte. E queste aree appunto sono la sostenibilità, che è sempre più presente nei curricoli nazionali, l'impegno attraverso le tecnologie digitali, quindi le tecnologie digitali come un mezzo per partecipare a livello civico e a livello politico, che chiaramente insomma, è un mezzo sempre più utilizzato dai giovani, più volentieri. La diversità chiaramente non è un tema nuovo, perché i flussi migratori ci sono ormai da molto tempo, sono sempre più rilevanti e quindi chiaramente c'è il tema del confronto o dell'integrazione di altre culture. E l'opinione dei giovani sul sistema politico, questo è un aspetto a cui il CCS dà particolare interesse, anche per una certa apprensione sulla recessione democratica su scala globale che si sta osservando da un po', insomma, delle sfide alle forme di governo democratico che sono emerse recentemente. E infine appunto la cittadinanza globale dovuta alla crescente interconnessione transnazionale, globalizzazione di tutte le questioni, quindi non solo quelle economiche ma anche sociali, politiche e ambientali, sottolineo. Il quadro di riferimento, cercherò di essere sintetica per non annoiarvi, ma è importante richiamare alcuni aspetti del quadro di riferimento che si articola fondamentalmente su tre dimensioni. Il primo è la dimensione di conoscenza civica, quindi l'aspetto cognitivo vero e proprio, che si articola su una serie di quattro domini di contenuto, che sono istituzioni e sistemi civici, principi civici, partecipazione civica, quindi anche la conoscenza dei processi di partecipazione, siamo ancora nell'ambito della conoscenza, e ruoli e identità civiche. Per quanto riguarda invece i processi cognitivi, abbiamo il sapere, quindi l'acquisizione
vera e propria di informazioni e anche il ragionamento e l'applicazione di queste conoscenze poi sulle questioni civiche di cittadinanza. La seconda dimensione è quella invece di atteggiamenti e impegno e sono considerate due aree affettivo-comportamentali. La prima sono gli atteggiamenti, in particolare atteggiamenti sui principi civici, questioni istituzioni civiche, ruoli e identità civiche, e l'impegno, cioè le esperienze di impegno, ma anche le disposizioni verso l'impegno e, come si accennava prima, trattandosi di ragazzi di 13 anni che si trovano appunto in un momento in cui per forza di cose la loro partecipazione è limitata, la loro concreta partecipazione al momento attuale è limitata, però si sono già formati delle aspettative rispetto all'impegno futuro che penseranno poi di dedicare a questi aspetti. Infine abbiamo i contesti, perché l'educazione civica si articola su diversi contesti: il contesto della comunità più ampia, locale, nazionale, ma anche sovranazionale, nel caso dell'Italia, europeo, il contesto delle scuole e delle classi, chiaramente, cioè appunto dove si svolge l'insegnamento e le pratiche, il contesto della casa e del gruppo dei pari, e il contesto dell'individuo, chiaramente anche l'individuo in sé è un contesto con le sue caratteristiche. Ecco, in questo schema potete vedere come sono interconnessi questi aspetti, quindi a partire dagli antecedenti, quindi dalla situazione in un momento X, lo studente con le sue caratteristiche che è iscritto nei suoi contesti, quello della casa e del gruppo dei pari e quello della classe e della scuola, e a loro volta questi contesti sono iscritti nella comunità più ampia. Da questi antecedenti partono i processi, a livello di studente i processi sono quelli di socializzazione e apprendimento, a livello di casa e del gruppo dei pari la comunicazione e l'uso dei media, nella classe, nella scuola, istruzione e governance, e il tutto iscritto di nuovo nella comunità più ampia con le sue politiche educative e con gli eventi politici e sociali, direi, che accadono. E attraverso questi processi si arriva a dei risultati che sono appunto di apprendimento cognitivo e anche affettivo-comportamentale. Come potete notare, la freccia è bidirezionale, perché poi dai risultati si torna ai processi, cioè i risultati a loro volta agiscono sui processi e si crea, diciamo, una relazione di tipo circolare. Gli strumenti che abbiamo utilizzato nell'indagine per la raccolta dei dati: la prova cognitiva, quindi un test a cui gli studenti hanno risposto con dei quesiti, che poi Sabrina vi illustrerà, vi mostrerà qualche esempio. Il questionario studente internazionale, che era condiviso da tutti i paesi, e il questionario invece sempre per gli studenti, però europeo, regionale, nel nostro caso è stato il questionario europeo, poi c'era il questionario per i paesi latinoamericani, quindi nel caso ovviamente di questo questionario dipendeva dal paese la partecipazione. Il questionario insegnanti, il questionario scuola compilato dai dirigenti scolastici e infine l'indagine sui contesti nazionali, che era a cura dei centri nazionali. Qui potete vedere la mappa dei paesi partecipanti in CCS, sono quelli in blu scuro, mentre quelli in verde sono i paesi che hanno partecipato nel 2016 e poi non hanno più partecipato, e quelli in color ocra i paesi partecipanti nel 2009. L'Italia ha partecipato sempre, appunto, come si accennava prima. Qualche dettaglio in più sul campione italiano: questi sono i numeri, vedete che sia per le scuole che per gli studenti ci sono due colonne distinte tra CBA e PBA, che sono le due modalità di somministrazione della prova, perché quest'anno, nel 2022, per la prima volta
è stata utilizzata la modalità di svolgimento digitale delle prove e, come sempre accade quando si introduce per la prima volta questa modalità, un sottocampione di scuole svolge la prova in modalità tradizionale cartacea, proprio per sia per assicurare, per garantire la possibilità di avere dei risultati di trend, quindi collegare i dati attuali con i dati delle indagini precedenti, e anche per aggiustare eventualmente dal punto di vista statistico i dati nel caso in cui si rilevassero delle differenze tra le due modalità di somministrazione. Veniamo ora ai risultati nella prova cognitiva. Ecco, questo qui vedete i punteggi medi di conoscenza civica che si sono registrati nei vari paesi partecipanti. Non li vedete elencati tutti, perché ho escluso da questa slide sia i due Länder tedeschi, ma anche Brasile e Danimarca, che non hanno raggiunto i requisiti minimi di copertura dei campioni e quindi non hanno dei dati propriamente attendibili. Allora, ciascuna di queste barre rappresenta, per ciascun paese rappresenta la distribuzione dei risultati. Quindi il quadratino, la strisciolina nera è il punteggio medio, e poi accanto abbiamo i quartili, quindi dal primo quartile, che è quello più basso, e al quarto quartile, che è quello più alto. Quindi la situazione ideale in un apprendimento sarebbe che questa barra fosse il più contenuta possibile attorno alla media e spostata verso l'alto, verso destra, insomma, perché questa sarebbe la situazione in cui c'è una elevata equità dei risultati e anche un puntare, all'eccellenza. Ecco. Allora, se vedete la barra dell'Italia, l'Italia innanzitutto ottiene un punteggio medio che è significativamente sopra la media internazionale. Vedete la freccetta nera verso l'alto. Ci sono poi alcuni paesi che sono invece sul livello medio e altri sotto la media, un bel po' di paesi, ma l'Italia è nel gruppo dei paesi con punteggio superiore alla media. E se vedete la lunghezza della barra italiana è abbastanza contenuta rispetto a quella di altri paesi. Prendiamo per esempio la Svezia, che ha sicuramente un punteggio più alto dell'Italia, ma ha anche una distribuzione molto più allargata, quindi con delle fasce di punteggio basso notevoli, sono quelle sulla sinistra in bianco. Quindi invece qui possiamo vedere in Italia la maggior parte degli studenti si colloca dal secondo quartile in su. E poi, come sempre, nelle indagini internazionali, oltre al punteggio medio, consideriamo anche i livelli, i cosiddetti livelli di rendimento. In questo caso abbiamo quattro livelli, A, B, C e D. Non sto a leggervi tutti e quattro i livelli perché vi annoierebbe, ma giusto per vedere il primo livello, che è quello più alto, il livello A, per capire che tipo di competenze gli studenti sanno fare. Qui ogni livello corrisponde a delle fasce di punteggio, quindi ha un ancoraggio ai dati, ai numeri, ma poi ciascuna di queste fasce è caratterizzata qualitativamente da una serie di abilità che gli studenti sanno mettere in campo se sono collocati in quel determinato livello. Quindi il livello più alto, ad esempio, gli studenti fanno collegamenti tra i processi di organizzazione e influenza sociale e politica e i meccanismi legali e istituzionali utilizzati per controllarli. Generano ipotesi accurate sui benefici, le motivazioni e i probabili esiti di politiche istituzionali e azioni da parte dei cittadini, integrano, giustificano e valutano determinate posizioni politiche o leggi basandosi sui principi che ne sono a fondamento, eccetera. Quindi vedete che si tratta di una competenza abbastanza complessa.
mentre se prendiamo il livello inferiore, il livello D, cosa fanno fare gli studenti a questo livello? Riconoscono esempi espliciti che rappresentano caratteristiche fondamentali della democrazia, identificano i risultati attesi di semplici esempi di regole e leggi e riconoscono le motivazioni delle persone impegnate in attività che contribuiscono al bene comune. Ovviamente poi ci possono essere studenti che non arrivano neanche a questo livello, però il test ICCS non è in grado di descrivere, diciamo, le competenze di questi studenti sotto il livello D. Qui vedete di nuovo i livelli con qualche esempio di abilità che sanno, di compito che sanno fare. Di nuovo prendiamo il livello A, quello più alto, sono in grado di comprendere i probabili obiettivi strategici di un programma di consumo etico. Invece, per esempio, a livello B identificano le motivazioni ambientali e sociali associate al consumo etico, quindi sono, diciamo, un gradino inferiore di complessità. A livello D riconoscono che tutte le persone sono uguali davanti alla legge, quindi i principi di base a livello D. E poi quelli sotto, insomma, non arrivano neanche a questo tipo di abilità. E qui vedete le percentuali dei vari paesi nei livelli di rendimento. Ora vi sottolineo l'Italia e vi faccio notare come le barrette arancioni sono quelle che rappresentano gli studenti, appunto, che non arrivano neanche a livello D. Come vedete, in Italia non sono del tutto assenti, ma sono pochissimi. In altri paesi, invece, questa barretta arancione si vede un po' di più. Per esempio, la Bulgaria ha una bella fetta, un 8% di studenti che non arriva al livello D. Ma, per esempio, la Norvegia, che è un paese che è più o meno allo stesso punteggio medio nostro, ha invece una percentuale più alta di studenti che non arrivano al livello D, un 2,6% di studenti a questo livello, veramente molto basso. Cosa accade a livello a livello di macroarea geografica? Ecco, qui vedete lo schema familiare ormai, qui nord-ovest e nord-est hanno dei punteggi medi più alti rispetto alla media nazionale, e il sud isole significativamente più basso, mentre il centro e il sud non si discostano in maniera significativa dalla media nazionale. Per quanto riguarda invece i livelli di rendimento, abbiamo una cosa, diciamo, che salta all'occhio è la barretta arancione, cioè gli studenti che non raggiungono il livello D per il centro, che sono l'1,6%, quindi il centro ha una buona percentuale, un'ottima percentuale di studenti a livello A, quello più alto, quasi il 40%, ma anche una bella fetta di studenti che non arrivano neanche a livello D. Mentre questo, ecco, è meno rilevante nel nord-ovest e nel nord-est, dove ci sono ottime, altissime percentuali di studenti a livello A e una bassissima percentuale di studenti a livelli inferiori. E cosa è accaduto nel tempo? Dal 2009 al 2016, dal 2016 al 2022... Ecco, vedete che a livello internazionale abbiamo 7 paesi che restano stabili nel tempo, 6 paesi che hanno riportato risultati medi più bassi rispetto al 2016 e nessun paese che è migliorato rispetto al 2016. In questo quadro l'Italia ha un punteggio medio che non è significativamente diverso da quello del 2016, quindi è fra i paesi al centro, in questa slide, cioè quelli con lo stesso rendimento, e lo stesso accadeva nel 2016, cioè nel 2016 non avevamo un punteggio significativamente diverso rispetto al 2009. Però appunto in questi casi, diciamo, la comparazione internazionale può dare una prospettiva
anche nuova, no? Perché diciamo, visto così, il punteggio sempre uguale, sempre fermo, ci darebbe un'impressione di staticità. Questa è la slide che presentammo nel 2017 sui risultati di ICCS 2016. Come vedete, qual era la situazione generale? Molti paesi erano migliorati, le barrette nere verso destra indicavano un miglioramento significativo. L'Italia, vedete, era l'ultima in basso, non era significativamente diverso, ma avevamo comunque 6 punti in meno. Vederla così faceva un po' impressione, ecco, l'Italia proprio giù in fondo in questa graduatoria, cioè i paesi erano elencati qui in ordine decrescente di miglioramento, ecco. E l'Italia era all'ultimo posto in questa slide. Invece questa volta diciamo la situazione è opposta in qualche modo, perché ci sono moltissimi paesi che sono peggiorati, nessun paese è migliorato e l'Italia è ferma, è stabile, però in questo caso l'impressione che dà è quella di solidità magari del sistema, o comunque questa è una possibile lettura. Chiaramente, insomma, torno un attimo indietro, la prima cosa a cui si pensa è la pandemia in questo peggioramento generale. Quindi possiamo dire che, ovviamente non sappiamo a cosa è dovuto, però un'ipotesi è quella, e possiamo dire che in questa situazione tutto sommato il sistema italiano ha tenuto. Differenze di genere. Come al solito, anche qui diciamo è accaduto nel 2016, è accaduto nel 2009, le ragazze vanno meglio in educazione civica, dimostrano una conoscenza civica superiore a quella degli studenti maschi. E questo è accaduto appunto anche nel 22, con 18 paesi, in 18 paesi le studentesse hanno ottenuto un punteggio significativamente più alto dei ragazzi, in 2 paesi non c'è nessuna differenza e in nessun paese i ragazzi sono andati meglio delle ragazze. E questo divario è abbastanza stabile nel tempo. Anche in Italia abbiamo un divario di 27 punti delle ragazze rispetto ai ragazzi, e questo avviene in tutte le macro aree geografiche, ad eccezione del sud, adesso lo vediamo più nel dettaglio, e anche per quanto riguarda l'Italia questo divario è piuttosto stabile nel tempo. Ecco, questo è l'entità dei divari di genere nei vari paesi. L'Italia ha un divario che non è tra i più alti, ma comunque è rilevante. E per quanto riguarda invece le macro aree geografiche, vedete che in tutte le macro aree c'è una differenza significativa, in particolare nel centro le ragazze ottengono 37 punti in più dei ragazzi, e soltanto nel sud questa differenza non è significativa, c'è ma non è significativa. E l'ultimo argomento che tratto prima di passare la parola a Sabrina è quello dello status socio-economico, quindi il divario tra i due gruppi, diciamo, lo status socio-economico e culturale più basso e quello con lo status socio-economico più alto. Come vedete, a livello internazionale in questo caso è stato preso uno degli indicatori, che è il numero dei libri presenti a casa. E qui diciamo i due gruppi sono costruiti in funzione di studenti che dichiarano di avere meno di 26 libri a casa e l'altro gruppo studenti che dichiarano di avere almeno 26 libri a casa. Quindi non stiamo parlando di 200 libri, di 300 libri, ma 26 libri. E non stiamo parlando di averli letti, si chiede solo se ci sono questi libri a casa. Questo è un indicatore che funziona benissimo in genere in tutte le indagini. E qui vedete la differenza fra appunto il gruppo più basso e il gruppo più alto, che arriva a 65 punti a livello internazionale. In Italia abbiamo addirittura un pochino di più, 67 punti tra questi due gruppi,
Stiamo parlando appunto di 67 punti, considerando che la differenza fra livelli di rendimento si aggira attorno agli 80 punti, arriviamo quasi a un livello di rendimento, alla differenza di un livello di rendimento tra i due gruppi. Vedendo un po' più nel dettaglio, i tre indicatori considerati di background socio-economico e culturale sono i seguenti. Il primo è l'occupazione dei genitori, quindi anche questa l'ha fatto una categorizzazione tra occupazioni di livello più alto e occupazioni di livello più basso. Come vedete, in tutti i paesi c'è una differenza significativa a favore del gruppo più alto, sono le barrette verdi. Questa è l'Italia, non è fra quelle diciamo più alte, però appunto stiamo parlando comunque di una differenza di 41 punti. Il secondo indicatore è l'istruzione dei genitori, quindi differenza fra laureati, fra istruzione universitaria e istruzione non universitaria. Anche qui c'è una differenza più contenuta, in alcuni paesi non è significativa. Quindi sembrerebbe essere l'indicatore meno indicativo. La differenza nel caso dell'Italia è di 21 punti. Infine il numero di libri a casa, che è quello che abbiamo visto prima, appunto, che è sicuramente l'indicatore che è più significativo, e appunto per l'Italia parliamo di una differenza di 67 punti, quindi un aspetto insomma che ci fa sempre riflettere. Io mi fermo qui, vi ringrazio e passo la parola invece a Sabrina. Grazie Laura, risultati molto molto interessanti, un sacco di riflessioni credo che a ciascuno di noi siano venute. E mi fa sorridere perché ne parlavamo scherzando un pochino tra di noi qui davanti con la professoressa Poggi sullo stato dei maschi, ecco, abbiamo detto tutto insomma, ecco. Scherzi a parte, che poi c'è poco da scherzare, ahimè, lascio la parola alla collega Sabrina, a te. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, dopo aver visto come sono andati i nostri studenti alla prova cognitiva, quello che propongo è di vedere alcuni esempi di prove proprio per capire come sono rilevate le conoscenze civiche in ICCS. Successivamente tornerò a parlare di risultati guardando la dimensione affettivo-comportamentale e alcuni elementi per chiudere sul contesto in cui avviene l'educazione civica e la cittadinanza. Come diceva Laura prima, dal momento che CCS 2022 ha avviato il passaggio alla somministrazione computerizzata, ci sono alcune prove che sono state somministrate nelle due modalità, cartacea e computerizzata, e altre appositamente progettate e sviluppate per la prova al computer. Questa prova, somministrata sia in cartaceo che computerizzato, come vedete, proprio per fare un collegamento con il framework presentato precedentemente, viene descritta sia rispetto al livello di conoscenza civica a cui appartiene, in questo caso il D, sia rispetto alla richiesta che viene fatta allo studente e ai due domini di contenuto e cognitivo che la caratterizzano. Lo stimolo della prova è un avviso che si trova all'ingresso di un parco nazionale e che indica le regole da rispettare da parte dei visitatori. Quindi una situazione di confronto fra due ragazze, la prima, Federica, sostiene che ci sono troppe regole, mentre per Paola le regole sono ragionevoli e quindi a lei sta bene rispettarle. Quindi la richiesta che viene fatta allo studente è proprio quella di indicare tra i vari item che sono presentati qual è quello che indica che le regole sono stabilite
a beneficio di tutte le persone. Quindi le regole hanno una funzione che è quella proprio di essere elaborate nell'interesse di tutti. E questo è uno degli elementi che descrive il livello di partenza della scala di conoscenza civica di CCS. La seconda prova si differenzia dalla prima, come vedete, già per un elemento che non richiede una risposta chiusa, ma una risposta aperta. Ed è una prova che rappresenta due livelli, può rappresentare due livelli, livello A, quello più elevato, e livello B, in funzione delle risposte che vengono date dagli studenti. In questo caso, quello che possiamo definire stimolo, in realtà è la definizione di fake news, cioè del termine su cui poi lo studente dovrà ragionare, e dare una definizione funzionale al fatto che nella loro risposta gli studenti hanno chiaro che cosa si intende per fake news, quindi hanno una definizione comune, piuttosto che poi fare riferimento ciascuno alla propria idea o a ciò che sa. La guida alla codifica che vedete sulla destra della slide dà a livello internazionale i criteri che devono essere rispettati per poter dare un punteggio alle risposte degli studenti. Quindi le risposte che presentavano due delle sei categorie indicate avevano punteggio 2 e facevano riferimento al livello più alto della scala, al livello A. La risposta che invece presentava solo una ragione tra le sei categorie individuate a livello internazionale veniva identificata appartenente al livello B. L'ultimo esempio di prova è un esempio da una prova computerizzata. Le prove sviluppate appositamente per la somministrazione computerizzata si caratterizzano intanto per la presenza di un tema unico e una serie di domande che fanno riferimento a quel tema, presentate secondo una sequenza logica come in una forma narrativa rispetto al tema individuato. Il tema di questa prova faceva riferimento all'implementazione, allo sviluppo di e all'utilizzo di un'app per permettere ai membri di un'associazione sportiva di votare delle decisioni relative alla gestione dell'associazione stessa. La prova sviluppata appositamente al computer naturalmente ha permesso di inserire una serie di funzioni che sul cartaceo non sarebbe stato possibile prevedere. Quindi gli studenti in questo caso dovevano associare tre potenziali caratteristiche dell'app a valori democratici riflessi proprio da queste caratteristiche nell'ottica di una votazione equa e accessibile a tutti. Quindi la funzione naturalmente qui introdotta è quella del trascinamento, che diciamo che è solo una delle funzioni che la prova computerizzata ha permesso di inserire e che volevamo appunto far vedere. Tornando però ora ai risultati degli studenti, come diceva precedentemente Laura, appunto la dimensione affettivo-comportamentale è proprio parte integrante della formazione del cittadino, quindi due aree di questa dimensione, quella dell'impegno civico e degli atteggiamenti nei confronti di questioni importanti, rilevanti a livello sociale. L'impegno civico naturalmente, cioè la partecipazione civica, proprio per l'età che gli studenti hanno, può avere dei limiti, delle limitazioni, e quindi vengono rilevati anche l'interesse degli studenti nei confronti delle questioni civiche, il loro senso di autoefficacia, le varie forme di partecipazione, anche quella attesa in età adulta. Alla base dell'impegno civico c'è naturalmente l'interesse, quindi il CCS rileva l'interesse sulle questioni politiche e sociali da parte degli studenti, e i nostri studenti di terza, secondaria e di primo grado
presentano un interesse, dichiarano un interesse superiore a quello della media internazionale, quindi la percentuale di studenti che si dichiara molto abbastanza interessato è superiore a quella media internazionale. E questo avviene soprattutto tra coloro che condividono, diciamo, con i propri genitori l'interesse per questioni su questo tema. Quindi possiamo evidenziare il ruolo della famiglia anche nello sviluppare l'interesse e quindi nella formazione poi del cittadino. Ma quanto si sentono in grado di svolgere, di esercitare determinati compiti che sono legati proprio all'esercizio della cittadinanza, come ad esempio sostenere il proprio punto di vista su questioni politiche o sociali controverse, tenere dei discorsi davanti alla propria classe su queste tematiche e valutare la credibilità di informazioni su questi argomenti. Gli studenti italiani si sentono in grado di svolgere questi compiti, quindi di esercitare la cittadinanza in misura maggiore rispetto ai loro coetanei a livello internazionale e in misura maggiore rispetto al passato. Ma per poter partecipare, oltre ad essere interessati, occorre anche essere informati. Quindi CCS indaga quali sono le fonti di informazione a cui fanno riferimento gli studenti e anche se meno rispetto al passato, sia a livello italiano che a livello medio internazionale, la prima fonte di informazione è la TV, seguita dall'uso di internet e dalla lettura di giornali. In aumento l'uso di internet tra i nostri studenti, così come è in aumento il discutere, il parlare con i genitori di questioni politiche e sociali. I ragazzi in generale non parlano naturalmente solo con i genitori, ma parlano di questioni politiche e sociali anche con gli amici, naturalmente in misura minore rispetto alla discussione che si può avere a casa, e parlano di questioni politiche e sociali al di fuori della scuola, quindi considerando sia la famiglia che gli amici, soprattutto gli studenti che presentano un elevato interesse per le questioni politiche e sociali. L'uso quotidiano, costante, che fanno gli studenti, i ragazzi di questa età dei new media, quindi dei social in maniera particolare, mette questa dimensione al centro dell'attenzione dell'indagine, perché i social possono essere utilizzati, possono rappresentare anche uno strumento di partecipazione civica, e questo è quello che si chiede l'indagine. Tra le modalità di utilizzo dei social network come strumento di partecipazione civica vediamo che prevale il mettere un like, il mi piace, a un post su una questione che affronta queste tematiche, mentre meno frequentemente i social media vengono utilizzati per condividere, commentare o postare propri contenuti su queste tematiche. Lo studente ha due contesti di riferimento, no? Almeno quelli più vicini, la scuola e la comunità, quindi fuori dalla scuola. Il primo dato relativo alla partecipazione civica a scuola, vorrei sottolineare che naturalmente va letto in funzione dei contesti, dei singoli contesti nazionali, perché la partecipazione può essere in qualche modo condizionata, o almeno le proposte e le attività che gli studenti possono fare, proprio dalle normative dei singoli paesi. Quindi rispetto al primo dato, più che vedere l'entità del fenomeno, quindi quanti studenti votano i propri rappresentanti di classe, quanti sono disponibili a candidarsi per le elezioni, quello che mi interessa rilevare è più la tendenza che si osserva, quindi con una prevalenza di studenti che è disponibile a votare, un po' meno si è disponibili a candidarsi per farsi eleggere.
mentre al di fuori della scuola la partecipazione per i nostri studenti si concentra soprattutto nell'adesione a gruppi e organizzazioni di ispirazione religiosa. A livello internazionale, invece, nella partecipazione ad associazioni di volontariato che svolgono attività di assistenza a livello di comunità locale. Ecco, sottolineo però che questi dati vanno letti naturalmente in riferimento alle caratteristiche dei singoli contesti. Però mi interessava far vedere un po', diciamo, la partecipazione attuale, mi sembrava un po' il punto di partenza per poi introdurre invece l'impegno civico futuro a scuola e fuori della scuola, quindi che cosa si aspettano di fare nel futuro. E ad avere l'opportunità, gli studenti in Italia dichiarano una elevata propensione a partecipare ad attività civiche a scuola, e questo è vero soprattutto per le ragazze, per chi è interessato a questioni politiche e sociali e tra chi ha conoscenze più elevate, quindi dal livello B o superiore. Al di fuori della scuola, gli studenti si dichiarano propensi a intraprendere una serie di attività che sono a protezione dell'ambiente. Questa propensione degli studenti italiani è superiore rispetto a quella dei loro coetanei a livello medio internazionale. Anche in questo caso la conoscenza civica, quindi il livello di conoscenza degli studenti, ha un effetto sulla loro propensione poi a partecipare in futuro a questo tipo di attività. Al di fuori della scuola, quindi l'attività verso la quale si rileva la propensione degli studenti è anche la partecipazione politica ed elettorale, e in entrambi i casi è più elevata quella degli studenti italiani rispetto alla media internazionale, anche se occorre rilevare che per la partecipazione elettorale in maniera particolare c'è una diminuzione rispetto al ciclo precedente. Anche in questo caso la conoscenza civica presenta un'associazione positiva con l'impegno civico al di fuori della scuola, definito su questi due aspetti. Passando ora agli atteggiamenti nei confronti delle questioni sociali importanti, vediamo soprattutto quali sono gli atteggiamenti, quindi anche le opinioni degli studenti, su sistemi politici, i loro atteggiamenti nei confronti dell'uguaglianza di genere e delle differenze e dell'uguaglianza tra gruppi con e senza background migratorio, e gli atteggiamenti nei confronti dell'ambiente, quindi della tutela dell'ambiente. Queste sono le tre tematiche, i tre punti che presenterò. Già è stato introdotto prima, è stata sottolineata l'elevata percentuale di studenti italiani, comunque superiore a quella media internazionale, che riconoscono la democrazia come la migliore forma di governo. Tuttavia, rispetto alle opinioni sul sistema politico, i nostri studenti si dichiarano meno soddisfatti del sistema politico e sono più critici nei suoi confronti rispetto a quanto si osserva a livello medio internazionale. Quello che qui ho riportato sono alcuni esempi di item, quindi, che servono a rilevare proprio il livello di soddisfazione, le opinioni critiche degli studenti nei confronti del sistema politico. Oltre le loro opinioni sul sistema politico, ICCS indaga quali sono le istituzioni e i gruppi su cui gli studenti ripongono fiducia, quindi di chi si fidano i nostri studenti. Principalmente, quindi, la percentuale più alta di studenti, quindi il livello maggiore di fiducia, viene accordato ai tribunali. Seguono i media tradizionali, il governo nazionale e il Parlamento. Però è da osservare che a livello internazionale la fiducia in tutti e quattro questi gruppi
scende rispetto, diminuisce rispetto al 2016, e questo vale anche per l'Italia, soprattutto per quanto riguarda la fiducia riposta nel Parlamento e nei media tradizionali, si osserva appunto una diminuzione rilevante. Quindi cosa pensano gli studenti rispetto all'uguaglianza di genere e all'uguaglianza tra gruppi con e senza background migratorio? In Italia il sostegno alla parità di genere è più elevato di quanto si osserva a livello medio internazionale, e questo vale soprattutto per le ragazze, quindi il sostegno delle ragazze alla parità di genere è più forte. I nostri studenti però sono anche favorevoli, quindi sostengono anche le pari opportunità per gli immigrati, e il sostegno che gli studenti dichiarano rispetto alla parità dei diritti è associato ai livelli di conoscenza civica degli studenti. In generale, complessivamente a livello internazionale, il sostegno alla tutela dell'ambiente è elevato, e in Italia si osservano atteggiamenti più favorevoli degli studenti italiani appunto nei confronti della tutela ambientale, e anche in questo caso sono legati alla conoscenza civica, quindi sono gli studenti con livelli di conoscenza civica più elevati ad essere più favorevoli alla tutela ambientale. Il tema della tutela ambientale va visto anche in funzione di quelle che gli studenti percepiscono come minacce per il mondo, per il futuro del mondo. Vediamo che ci sono una serie di problematiche che preoccupano gli studenti sia a livello internazionale che nazionale. Alcune di queste aumentano la preoccupazione degli studenti rispetto al ciclo precedente. In Italia quello che registra proprio l'incremento maggiore è la problematica del cambiamento climatico. Sono circa 31 punti tra il 2016 e il 2022, quindi è un elemento, è una minaccia per il futuro del mondo percepita in misura importante. Vorrei chiudere la presentazione con due elementi relativi al contesto in cui avviene l'educazione civica e la cittadinanza. Devo dire che è stato difficile fare la selezione, perché il rapporto mette a disposizione veramente moltissimi dati, quindi per questioni di tempo naturalmente abbiamo dovuto sceglierne solo alcuni. Però proprio collegandomi a ciò che veniva detto prima rispetto alla formazione del cittadino, no? Quindi non è soltanto una trasmissione di conoscenza, ma è come si comporta, ma è anche l'opportunità che può avere all'interno del contesto in cui vive di esercitare la propria cittadinanza, la propria partecipazione civica. Ecco, il dato sulla percezione di un clima di classe aperto alla discussione mi sembrava interessante, proprio perché la classe è uno dei contesti in cui lo studente sperimenta alcune forme di partecipazione civica. E i risultati di CCS mostrano che la percezione di un clima di classe aperto alla discussione è associata quindi positivamente alla conoscenza civica, quindi sono gli studenti che hanno livelli di conoscenza civica più elevata a percepire anche un clima di classe più aperto alla discussione. E l'Italia presenta un valore a questo indice, uno tra i più elevati a livello internazionale. L'altro aspetto su cui volevo porre l'attenzione invece riguarda gli obiettivi dell'educazione civica e la cittadinanza. All'interno del questionario scuola, a cui hanno risposto i dirigenti scolastici, e poi del questionario insegnante rivolto agli insegnanti dei campionati, erano presentati 13 obiettivi appartenenti a tre dimensioni: quello dello sviluppo delle conoscenze e competenze,
lo sviluppo del senso di responsabilità e la terza dimensione, lo sviluppo della partecipazione attiva. Quindi questi obiettivi facevano riferimento alle dimensioni ora citate. Ai dirigenti, così come agli insegnanti, è stato chiesto di indicare tre obiettivi, di selezionare tre obiettivi dell'educazione civica alla cittadinanza. Quindi sicuramente, insomma, naturalmente su 13 era necessario far arrivare a indicare quelli ritenuti più importanti. A livello internazionale e nazionale, per quanto riguarda i dati che vengono dal questionario scuola, c'è una coincidenza, una corrispondenza totale tra gli obiettivi più scelti a livello italiano e gli obiettivi più scelti a livello medio internazionale. E vediamo che gli obiettivi più scelti appartengono prevalentemente alla prima area, quella dello sviluppo di conoscenze e competenze, mentre quelli tra i tre meno scelti, quella che prevale è la terza area relativa alla partecipazione attiva. Se osserviamo le risposte degli insegnanti, diciamo che abbiamo una corrispondenza per quanto riguarda i primi due obiettivi, poi sul terzo, il terzo cambia a livello nazionale e internazionale, ma appartiene sempre alla stessa area. E vediamo che anche in questo caso gli obiettivi più scelti appartengono all'area dello sviluppo di conoscenze e competenze, mentre in Italia tra quelli meno scelti tutti appartengono alla dimensione dello sviluppo della partecipazione attiva. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie Sabrina, anche qui molti molti elementi credo di riflessione, anche questa conclusione ci dice tanto anche sulle nostre modalità didattiche, delle nostre scuole e linee di sviluppo. Volevo intanto confermarvi che tutto il materiale è già disponibile, pubblicato sul sito e quindi lo trovate, tutti anche i riferimenti che sono stati fatti, le presentazioni stesse, giusto Laura, e si trovano sul, diciamo, sul sito, e quindi veramente credo che ci sia molto su cui riflettere. Siamo in perfetto allineamento coi tempi. Io ringrazio tantissimo per queste relazioni, quindi lascerei spazio alla tavola rotonda e quindi chiamerei al tavolo, noi ci cambiamo di posto, i quattro colleghi che condurranno la tavola rotonda. Ancora grazie per queste importantissime presentazioni. Grazie.